avanza l'impurante della marcatura di Giroud prima di Reinders, poi occhio al lancio per Zirkzee, lo rincorre Gabbia, attenzione al Bologna, Zirkzee in area, c'è Fabian, conclusione Chiere, poi ancora doppia conclusione di Fabian, ancora la spinta, Urbanski, il tacco, Calafiori, ancora Zirkzee e la rete! E la rete di Zirkzee! Bologna in vantaggio al 29esimo, ma quanti tentativi ha dovuto fare il Bologna? Uno. Prima di uno. Passare, prima di segnare. Pazzesco, è stata un'azione. Questo è un gran gol, è vero che Maignan l'ha preso sul suo palo, ma ha trovato davvero un perduccio fantastico. Zirkzee con il Bologna che poteva già realizzare una, due, tre volte prima, non l'ha fatto con salvataggi miracolosi. Salvataggi miracolosi di Maignan da parte della fase difensiva. Ci sono trovati quattro. Questa è la forza di questo Bologna, che gioca un grande calcio. 4-5 uomini dentro nell'area di rigore del Milan. Guarda, lo stiamo vedendo. Palazzirchi, che praticamente è più veloce di Gabbia. Guarda cosa ha fatto. Ha preso il pallone, ha messo in mezzo, l'ha messo in mezzo per Fabian. Fabian calcia Kier, prima respinta. Due volte Kier. Poi Urbanski. Di tacco per Calafiori. Pallone vagante. Arriva Zirkzee in prossimità dell'area di porta. Qui diranno che c'è responsabilità di Maignan, perché il pallone gli è passato in mezzo alle gambe. Ha trovato l'angolo, però Maignan è qui responsabile. Un po' di responsabilità mi sento di dire che c'è, perché gli è passato in mezzo alle gambe, perché il portiere non deve sempre tenere le gambe strette. Ci ha creduto, ha calciato di piattone, era molto decentrato. Forse ancora più per questo motivo le responsabilità parte di Maignan ci sono perché era abbastanza decentrato, sì. Però l'azione del Bologna è stata meravigliosa, con quattro tentativi, poi alla fine è stato il quinto tentativo da questo l'arbitro, infatti Thiago Motta va da Marcenaro, che evidentemente tra virgolette ha fatto la spia. Allora c'è stato prima, possiamo dirlo, c'è stato prima un'interpretazione da parte di Thiago Motta che ha fatto vedere un po' che tipo di intervento può aver fatto il suo giocatore, che si chiama Ferguson, che è stato ammonito, l'ha mimato con una bottiglietta, evidentemente quanto uomo ha visto, gliel'ha detto a Massa e Massa l'ha espulso, ma non lo so, io torno a dire. Rigore confermato, c'è Giroud Fulvio. Giroud al 42esimo. Contro Skorupski, con il sinistro Olivier Giroud, 1-0 per il Bologna, ma ci saranno tante polemiche immagino al termine della partita. Perché non è stata chiara l'immagine, bisogna dirlo, l'immagine non è assolutamente chiara. Giroud, la ricorsa, la parata di Skorupski, ma che brutto rigore ha calciato Giroud. Mamma mia, lento, ampiamente prevedibile, nemmeno troppo accurato sulla sinistra. Giroud, si è tuffato Skorupski e l'ha bloccato il pallone. Ma no, ma incredibile, calciato malissimo, si è tuffato, è praticamente un cioccolatino gli è arrivato addosso, non ha fatto altro che distendersi. Skorupski calciato malissimo da parte di Giroud, calciato malissimo, quando sai la soglia del rigore, sempre dire lo para il portiere oppure lo calcia, ma un'altra espulsione, attenzione, perché un'altra espulsione, stanno volando espulsioni, vola un altro cartellino rosso, vediamo un po', sempre sì, uno della panchina del Bologna, panchina del Bologna. C'è grande nervosismo qui, Massa deve però fare molta attenzione perché la partita gli sta sfuggendo di mano, e quindi c'è ora un calcio di posizione fuori del Bologna. Cioè il VAR non è intervenuto, si è appellato alla decisione dell'arbitro. Vedi che sì, gli fa segno, ma come il VAR non esiste, non è intervenuto? No. Cioè ha dato fiducia all'interpretazione dell'arbitro. L'arbitro evidentemente era convinto di quello che ha visto. E tra l'altro nel frattempo c'è un'altra ammonizione ancora. Anche Adelì ammonito, e qui la partita, ripeto, sta sfuggendo di mano all'arbitro. È già sfuggita di mano, consentimi di dirlo, perché sono 43 minuti. Quante ammonizioni sono? 6, 7? Sono parecchie. Torno a dire che io non vedo tanta cattiveria in campo per poter ammonire. Ecco, anche questo non è un fallo d'ammonizione da parte di Adri. È un momento molto delicato della partita, 1-0.
lanciato malissimo da Giroud. C'è Theo Hernandez, cross basso con calma olimpica, mette fuori il pallone Beukema, rimessa laterale in favore del Milan di fronte alla panchina del Bologna, che ora è condotto dal vice di Thiago Motta. Alexandre Uge è il secondo allenatore del Bologna, il vice di Thiago Motta. Pallone per la formazione rossonera. Siamo entrati nell'ultimo minuto che ci porterà poi alla fase di recupero. 44:20 sul cronometro, 1-0 per il Bologna. Adelì per Reinders, chiama palla Calabria che è libero, invece va da Pulisic, ancora Calabria servito bene, pallone in mezzo e la rete, il pareggio del Milan. Loftus Cheek, ancora lui a segno, 1-1 al 45esimo, nel momento più difficile, nel momento più delicato, nel momento di maggiore nervosismo, è arrivata la giocata vincente del Milan con la gran palla dalla destra di Calabria, è intervenuto sotto misura Loftus Cheek. Ed è una partita che ci sta regalando tantissime emozioni. Tutto merito il pareggio da parte di un inserimento di Calabria che è andato sul fondo, è stato servito da parte di Adri, mi pare, è andato sul fondo, ha messo una palla per Loftus Cheek che è andato sul primo palo. Nulla da fare per Skorupski, bellissimo l'impatto da parte di con l'esterno destro da parte di Loftus Cheek. Guarda la palla di Pulisic, mi pare, o Reinders, è difficile capire. Gran palla da parte di Calabria, è lì, sì, intervenuto Calabria, ha messo una palla, un cross filtrante in mezzo. Quarto gol in campionato, il terzo nelle ultime quattro partite per l'ex Chelsea. Beh, è un giocatore che ha il senso del gol innato, perché è un trequartista, e per il Milan hai visto l'esultanza di Pioli, perché pareggiava questa partita, che era una partita che si stava complicando dopo il rigore sbagliato, si stava complicando pareggiarla a 2-3 minuti dal fischio finale del primo tempo. Secondo me è una gioia per lui, certo. E si è rianimato anche il popolo rossonero, perché il Milan veramente ha attraversato un momento di estrema difficoltà, soprattutto psicologico, Fulvio. Io ti dico, non tanto per il gol subito quanto per il rigore fallito da Olivier Giroud, e vediamo un po' se la formazione di Stefano Pioli ne sia uscita viva da questo momentaccio. Gran giocata di Calabria nel frattempo, Pulisic è devastante sulla quella zona del campo. Attenzione a questo pallone per Loftus Cheek, che viene ammonito, altro giallo in arrivo, altra ammonizione, questa ci sta perché ha travolto letteralmente Beukema. Per me si andrà in doppia cifra con le munizioni. Doppia cifra no, te lo dico subito, Fulvio, se ce la facciamo. Saranno 6-7 munizioni. Perché siamo a 3, siamo a 4, siamo a 5, no, meno, sono 5. C'è solo Leao, può approfittarne, va via, resiste a due cariche, Leao contro Beukema, si parte verso sinistra, Leao messo giù, calcio di rigore, che giocata, eccolo qua Rafael Leao, si è acceso con un cost to cost impressionante Rafael Leao, calcio di rigore per il Milan, il secondo della partita, e non c'è Olivier Giroud. E qui il Bologna è stato scoperto nel senso che ha fatto, in un'azione offensiva del Bologna, ha perso palla, il Milan l'ha riconquistata ed è ripartito praticamente da prima della metà campo con Leao, e guarda cosa ha fatto, si è liberato del suo questo è il Leao che il Milan vuole. Il rigore è assolutamente netto, ineccepibile, grandissima azione di Leao, e quello che questo è il talento di Leao, che sprigiona la sua velocità, la sua prepotenza, anche il suo talento. Si è liberato dell'uomo dentro l'area di rigore, il fallo c'è assoluto, non ci sono discussioni, no, in questo momento, nonostante le proteste. Ha preso una mano sul collo. No, lui si era liberato dell'uomo ed era pronto al tiro, per cui non vuole guardare Zirze, certo. Da un francese all'altro, non c'è Giroud ma c'è Theo Hernandez, andrà lui dal dischetto. Una manata in faccia da parte di Beukema, ma solo così poteva fermare Leao, azione travolgente, andato via due avversari di forza. Beh, qui ha ragione Pioli, perché non quando parla che è un artista, perché l'artista si espone. Attenzione, Theo Hernandez, calcio di rigore per il Milan, siamo al 29esimo del secondo tempo. Theo Hernandez contro Skorupski, secondo rigore per il Milan.
Teo Hernandez guarda l'estremo difensore del Bologna, è tutto pronto, rincorsa breve, batterà di sinistro Teo Hernandez, il fischio di Massa, la rincorsa di Teo Hernandez, il tiro, palo, Teo, ancora, rete, due, fuori gioco, annullato, fuori gioco, vediamo un po' annullato, no, l'ha annullato per fuori gioco, annullato perché ha ripreso il pallone, ha colpito il palo, il pallone è andato nei piedi, due rigori sbagliati della mira. È una serata assolutamente storta, sì, per il Milan, bisogna dirlo, sì, fino ad ora è assolutamente storta, sbagli due calci di rigore, io poche volte ho assistito, ho commentato una partita con due calci di rigore sbagliati, non si può fare, tra l'altro, assolutamente, ha colpito il palo, aveva dopo... indovinato l'angolo anche Skorupski l'aveva indovinato, però il pallone è andato sul palo, poi è finito tra i piedi di Teo Hernandez, che ha calciato, ha fatto gol, però questo probabilmente non è possibile perché evidentemente dal regolamento non si può assolutamente dal regolamento, qualora fosse subentrato un altro giocatore in tappina ma lo stesso giocatore non si può e allora gol annullato è una partita in quanto a emozioni pazzesca, è una partita pazzesca. È stregata questa partita per il Milan, in effetti. Due rigori sbagliati non si vedono spesso. Assolutamente. Ma io la prima volta che ti commento, ti dico... Nel frattempo vediamo, c'è un problema per Calafiori, che con Reinders per Florenzi, Leao a destra stavolta, vediamo se momentaneamente è una scelta definitiva, gran palla di Leao, Florenzi, parte cross, morbido colpo di testa, e la rete del Milan, Loftus-Cheek, ancora lui, di testa, Loftus-Cheek, doppietta, Milan 2 Bologna 1, al minuto 83, il colpo di testa dell'ex centrocampista del Chelsea sulla pennellata Alessandro Florenzi, che ha messo il pallone sulla testa di Loftus-Cheek. C'era arrivato Skorupski, ma non è riuscito ad allontanare il pallone dalla porta, pallone che è entrato in rete a compimento di un momento della partita che era assolutamente era inevitabile e l'avevamo previsto, si era troppo abbassata la linea difensiva da parte del Bologna, ma la gran palla di Leao pure non dobbiamo dimenticare, grande palla sul fondo per Florenzi, poteva fare meglio Skorupski, perché aveva spinto male, praticamente aveva spinto in porta, praticamente si è fatto gol da solo, però il colpo di testa da parte di, guarda, che salta completamente, poteva fare assolutamente meglio. Perché poi era centrale. Ci ha messo potenza, però era centrale. Completamente. Loftus-Cheek, che però attenzione, che giocatore, che trequartista, che si fa sempre trovare pronto. Però era inevitabile perché si era abbassato troppo il Bologna, sì, il Milan Fulvio, stava meritando. Fulvio era nell'area perché c'erano troppi spazi a sinistra con Leao, con l'inserimento di Teo Hernandez. Ottimo l'inserimento da parte di Florenzi, ottimo il cambio da parte Leao, di Pioli. Il filtrante di Leao per Florenzi, ancora una volta. Non è arrivato il gol da parte di un giocatore arrivato dalla panchina, ma ancora una volta un elemento della panchina è risultato utile nel cross. 2-1 dunque, 2-1 per il Milan, e questo è un risultato pesante se il Milan riuscirà a portarlo a casa. Zirkzee stavolta non si libera di gabbia, vediamo Freuler, Orsolini, non ci sta il Bologna, rientra Orsolini, Teo Hernandez lo ferma, Bologna che abbiamo detto c'era parso veramente stremato. Tutta l'area piccola, non c'è assolutamente fallo da parte dei giocatori del Milan, è arrivato leggermente in ritardo Christensen sul secondo palo per chiudere l'azione. Oddio, una trattenuta c'è però, attenzione. Adesso c'è un check in corso, perché noi non l'abbiamo visto, perché c'è stata un'immagine molto chiara, attenzione, perché io non mi era sfuggita, una trattenuta di Terracciano su Christensen, attenzione.
Ah, se va, va a vedere, attenzione, se va a vedere, la trattenuta c'è per me, la trattenuta c'è per me. Attenzione, siamo al 45esimo, siamo al 90esimo. E l'arbitro un field review. Vai a rivedere. Vediamo, sotto la nostra postazione. È una partita. La trattenuta di Terracciano. Ci sta regalando emozioni enormi. 89esimo minuto, quasi 90esimo. Allora sta vedendo, ecco, rientra subito l'arbitro, rigore. No, rigore, calcio di rigore. Rigore, la trattenuta per netto. La maglia. C'è stata e anche ammonizione per Terracciano. Rigore netto, assolutamente. E indubbiamente c'è. Indiscutibile. Chiedo venia perché non l'avevo visto. Poi dopo però ce l'aveva tenuta di mano. A occhio nudo non sembrava. No. Poi c'è stata però un'immagine chiarissima. Sì. E non c'è dubbio. Calcio di rigore. Vediamo un po'. Zirkzee lascia Orsolini. Il compito a Orsolini. Siamo nel recupero. Sono quanti minuti? Non si legge. 5 mi sembra. Calcio di rigore per il Bologna. Che partita. 5 di recupero. E siamo già nel recupero ma non si gioca, quindi... Da quando riprenderà la partita? 5 minuti. Incredibile partita al Meazza. Tantissimi episodi da Moviola, tantissimo lavoro per il nostro Filippo Garcia, ovviamente. Ma assolutamente. Ma tantissimo. Beh, su questo episodio. Due rigori sbagliati dal Milan. Molto ingenuo a Terracciano. Terzo rigore in questa partita. Terracciano, perché guarda, ti attiene la mano. Questa volta è subentrato, ha combinato un bel guaio. Vediamo come va a finire. Orsolini contro Maignan. Entriamo nel 47esimo minuto e poi 5 minuti da giocare. Orsolini con il sinistro, la rincorsa, il tiro, rete, 2-2, Orsolini, 2-2, Maignan c'era, e l'ha pure toccata, ma il pallone è terminato in rete alla sua destra, pallone basso di Riccardo Orsolini, 2-2, e questa volta il subentrato vincente è dalla parte opposta del Milan, dalla panchina del Bologna, Riccardo Orsolini per il gol del 2-2 al 92esimo. Massimo, è una partita incredibile. Orsolini che batte il calcio di rigore, lo intuisce Maignan e gli passa sotto la pancia. Gli passa praticamente sotto la pancia. Una partita incredibile, devo dire molto ingenuo Terracciano nel commettere questo fallo, nel trattenere la maglia. No, non gli è passato sotto la pancia, l'ha calciato molto forte sulla destra, l'ha intuito. Però era. No, gli è passato sotto. Gli è passato sotto, sì. Non avevo visto bene allora. Sì. Perché a volte sai dall'esecuzione, quando il più sembrava dalla fatto Fulvio, quando il più sembrava fatto per il Milan, è arrivata questa ingenuità clamorosa. Sì, è un'ingenuità, si è lasciato sfuggire l'uomo sul secondo palo, Christensen, e l'ha trattenuta per la maglia, perché non ci sono discussioni. 5 minuti da questo momento, quindi a 52-20 finirà. Ma noi abbiamo detto prima sul 2-1, la partita ci regalerà ancora emozioni, infatti così è stato. Sì, ma va dato merito indubbiamente al Bologna, che con quelle residue forze, no? Che ha in campo è riuscito a recuperare la partita. Ora Ferguson, insiste il Bologna, attenzione, Salemakers, pallone dentro per lo stesso Ferguson, intercettato prima da Musa, che poi va a commettere fallo e c'è calcio di posizione fuori del Bologna di fronte alla panchina rosso-blu. Una partita veramente esaltante, che non finisce mai e non forse è ancora penso finita. Penso di non averla mai commentata, una partita con tre calci. Rocambolesca, rigori, tre rigori, tre due sbagliati. Di cui due sbagliati, eh? Da parte della stessa squadra. Da parte della stessa squadra, sì. Vediamo questo calcio di punizione in favore del Bologna. A 52-20 finirà la partita, quindi mancano 4 minuti. Freuler chiama Christensen, decisivo Christensen nella giocata del rigore. Freuler, cross, secondo palo, Maignan, esce su il pallone. Scattano in avanti i giocatori del Milan. Maignan vorrebbe sbrigarsi ad aprire l'azione della formazione rossonera, che riparte da Simon Kjær per Loftus-Cheek, doppietta per l'ex Chelsea di forza. Va via ancora Loftus-Cheek, pallone per Florenzi, chiuso da Christensen. Mica male questo Christensen, Fulvio. Disimpegno un po' elaborato da parte del Bologna, ci mette una pezza Calafiori. Bravo Calafiori. Anche stasera Calafiori è uno dei migliori grande, in campo. Ma è un giocatore da nazionale, non perdiamolo di vista. No, io penso che
che Luciano Spalletti, no, beh, da come ho visto stasera, poi io l'ho visto giocare qualche partita precedente, però insomma sa fare il difensore centrale, sa giocare a sinistra, sa esprimersi a centrocampo, per cui un giocatore è una forte candidatura per gli europei questa, Riccardo Calafiori. Penso proprio di sì. 49-30, mancano meno di 3 minuti al termine della partita, 2-2 tra Milan e Bologna, in una partita veramente rocambolesca. Musa, ci riprova il Milan, pallone per Reinders, Reinders sulla sinistra, Teo Hernandez, Okafor, anzi scusate, Okafor cerca la fondo, sbaglia, ultimo tocco è suo, rimessa per il Bologna al 50° minuto, minuto 50, 2-2 tra Milan e Bologna, è un risultato a questo punto, attenzione però al Bologna, attenzione, perché qui non si può dire nulla, è scoperto il Milan, attenzione, pallone sulla sinistra, Saelemaekers basso, Kier in fallo laterale con Maignan che ha tremato, è lì bellissimo cross da parte di Saelemaekers che attraversa solo l'intervento di Kier. Orsolini era troppo in ritardo, Zirkzee è troppo in anticipo, pallone a metà strada, perché lì bastava una posizione esatta da parte di uno dei due, porta vuota, perché Maignan era stato fatto fuori dal cross basso di Saelemaekers, salvato da Kier, attenzione ancora alla pressione dei giocatori del Bologna, lontana Florenzi, poi Milan che ci riprova, conquista un calcio di punizione sotto la nostra postazione, un po' di nervosismo da parte di Jovic e lui stesso a battere la posizione, 51° minuto, 1 minuto e 20 al termine, 2-2, Okafor dalla sinistra, vediamo un po' che ha fischiato la fine, ha fischiato la fine, ma non erano, mancava un minuto perché sì, i 5 minuti sono partiti dal momento in cui dal momento in cui aveva calciato il rigore, ed noi, era il 47°, noi avevamo il nostro cronometro, evidentemente qui, ci siamo sbagliati, matematica, o magari ha sbagliato l'arbitro, lui ha sbagliato in una partita, devo dire, insomma, commentarla, si ferma la corsa del Milan in una partita stregata per il Milan perché ha sbagliato due calci di rigore, però al Bologna non è rubato assolutamente nulla perché ha giocato un'ottima gara e si dimostra ancora una volta degno della posizione in classifica, assolutamente. Il Milan si ferma la corsa dopo 4 vittorie consecutive, ma è stata una partita emozionante dal punto di vista, ci siamo divertiti tantissimo, tante conclusioni, tanti sbagli, tanti errori, ma anche tanto talento in campo. 46 punti per il Milan, 33 per il Bologna che scavalca, che